Il pronto intervento resta in primo piano nel dibattito sulla sanità cuneese. Se ne è parlato anche nel corso dell'incontro convocato a Ceva dall'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi. Sue le rassicurazioni in merito al servizio di ambulanza per il territorio, anche nei piccoli comuni, dove comunque verrà rimodulato. Medicalizzata. Oggi altre regioni utilizzano un metodo diverso. Invece di tenere i medici a bordo dell'ambulanza, tengono l'infermiere. E poi a cavallo di due postazioni c'è l'automedica, un altro medico infermiere, che è un grosso vantaggio anche in termini di, non solo, non è per risparmiare, non è perché non mettiamo i medici, è perché funziona meglio. Per esempio, la Lombardia ha già adottato questo sistema. A fronte di due postazioni di ambulanza, c'è un'automedica che va sul luogo del sinistro, quindi il medico arriva, vede il paziente, lo stabilizza soprattutto, fa tutto quello che deve fare e l'ambulanza con l'infermiere parte dall'ospedale. Avendo già avvisato, avendo ci sono dei protocolli che poi voglio fare visitare. Invece di avere il medico sull'ambulanza che va in ospedale, aspetta, poi ha tutto il tempo di percorrenza dell'ambulanza indietro, tutto il tempo perso. Il medico resta sull'automedica e se contemporaneamente c'è un altro evento sinistro, c'è un'altra emergenza, con l'automedica va su quel gruppo lì, perché magari su un'altra ambulanza c'è solo l'infermiere, non abbiamo, avessimo gli infermieri da mettere su un'ambulanza, problema risolto. Ma non è così da nessuna parte in Italia. Allora, l'automedica diventa un elemento che ti garantisce di arrivare sul paziente il tempo più rapido, di stabilizzarlo, perché il tema è lo stabilizziamo e poi lo portiamo nell'ospedale più idoneo per la sua patologia. Del direttore dell'ASL CN1, Giuseppe Guerra, invece le spiegazioni in merito all'impossibilità di portare da 12 a 24 ore il servizio di pronto soccorso negli ospedali di Ceva e Saluzzo. Per aprire il pronto soccorso di notte a Ceva, e faccio il parallelo con Saluzzo, perché anche Saluzzo è chiuso la notte, io dovrei andare a investire per ulteriori medici che non ho. Cioè, in questo momento andare a aprire di notte per me vuol dire andare a prendere tre medici, almeno tre medici, dalle coperte di notte, se ci vuole medici sulla notte, perché di giorno è aperto, e andare di nuovo sulle cooperative. L'ASL Cuneo è esposta sulle cooperative per 4,5 milioni all'anno, perché i medici che mancano in questo momento nella nostra pianta organica sono ben 66. I medici delle cooperative costano 100 euro l'ora mediamente, i nostri contratti di ASE sono 98, ora, 98 euro l'ora, se non sbaglio, per gli anestesisti e 100 per i medici del pronto soccorso. Allora, noi abbiamo ottenuto che cosa? Di portare avanti il nostro sistema di urgenza e emergenza, qual è il pronto soccorso, mantenendo le 24 ore su Savigliano e su Mondovì, che sono i due DEA di primo livello. Dopodiché su Saluzzo e su Ceva abbiamo chiesto fortemente di stare sulle 12 ore diurne. Secondo me, in questo momento, dire apro sulle 12 ore di notte vuol dire caricare l'azienda 1 milione su Mondovì e 1 milione su Ceva e 1 milione su Saluzzo, perché come direttore non posso fare diverso. Dopodiché ho 27 milioni di previsionali in meno. E il direttore generale con il bilancio negativo può essere mandato a casa in qualsiasi momento.